Venerdì 3 maggio al Palace Hotel di Milano Marittima il premio Tonino Battani a Stefano Domenicali, amministratore delegato della Lamborghini. Madrina della serata insieme a Massimo Giletti, l'attrice Anna Falchi. A Milano Marittima è come stare a casa. È casa, dai, a tutti gli effetti. Devo i miei natali, se vogliamo, a questa terra, anche se effettivamente, specificamente, non sono nata in Romagna, però insomma, mio papà è di qua, mia mamma e i miei genitori si sono conosciuti qua, devo tutta questa terra, continuo a frequentarla e ho anche casa e mia figlia è metà romagnola, comunque a tutti gli effetti. Quando dico romagnola mi esce subito un po' la Qual è il rapporto con il giornalismo per una che ha fatto tanto cinema, tanta televisione, tante cose? Beh, questa sera si tratta naturalmente di un giornalismo di un certo tipo di livello, verranno premiati dei direttori importanti di testate giornalistiche, io più che altro ho avuto a che fare sempre con giornali di un altro genere, chiaramente più Gossip. semplici, però nulla toglie che sono persone che conosco, sono semplicemente affabili, hanno qualcosa in più ed è giusto premiarli perché vuol dire che comunque si sono distinti per qualcosa, sicuramente nel panorama giornalistico italiano sono emersi e sono in continua ascesa, anche perché spesso poi cambiano le testate e quindi continuano un percorso anche cambiando appunto giornale. Il presidente della PT, campione delle due ruote e il campione delle quattro. Eh sì, Stefano è un grande di Romagna, no? Quindi uno di quelle persone che ci fanno orgoglio, ci danno l'orgoglio di essere romagnoli, poi un amico, anche perché è un grande esperto di quattro ruote, però quando si parla di ciclismo sa di cosa parla, no? Vero, Presidente? Oddio, di fronte al Presidente dell'ATP, dal nostro commissario tecnico, io dico sempre, ce ne sono già abbastanza di commissari tecnici e quindi rispetto il fatto che ce ne sia uno ed è il più bravo di tutti, quindi sono fortunato e devo dire la nostra regione è fortunata ad avere una persona come Davide che trasmette la sua passione con un modo semplice, che è un valore, per far capire a tutti che lo sport, che la nostra regione ci dà la possibilità di condividere delle passioni che altri non hanno la fortuna di avere. Due parole su questa serata, su questo premio. Ma è un premio, devo dire, molto importante, di cui sono onorato di far parte e di ricevere questa sera questo premio e quindi, che dire, ci sono delle persone che lasciano il segno. E quindi c'è una responsabilità in più per essere qui e non solo in un momento conviviale, ma cerchiamo di, come dire, di far vivere il nostro essere nella relazione quotidiana, cercando di, ripeto, lasciare un segno. E la PT in questa serata ci crede molto, Dan? Ci crede molto perché qui si premiano le eccellenze, dall'imprenditoria al giornalismo, un po' tutti i settori. E penso che sia molto importante anche perché in questa regione cerchiamo di fare turismo con le quattro ruote, Motor Valley, Food Valley, sai, è tutto sono tutta una serie di fattori che ci danno la possibilità di far parlare dell'Emilia-Romagna, perché riusciamo a fare del turismo anche con le nostre eccellenze e penso che questa sia la serata che riassume tutto quello che abbiamo fatto e cerchiamo di fare.